Trovato! Dai! Ecco fatto! Facciamo così, poi appendiamo questo ad un albero, così, e adesso tiriamo, dai! Che succede? Aiuto! Mi stanno rapendo gli alieni, qualcuno mi aiuti! Buongiorno, Vastatore! Arex, ma che sta succedendo? Ti piace la mia nuova sveglia? La tua nuova? Ma questa è opera tua! Certo, dato che ti dà tanto fastidio quando ti svegli urlando, oggi ho voluto provare qualcosa di nuovo. Che dici, ti piace? Ma tu sei scemo, mettimi giù! Ma come, ho fatto tutto questo per te! Mettimi giù, altrimenti ti sbrano! E come fai a sbranarmi a testa in giù? Sei certo che ci riesco? Uffa, sei sempre il solito, non sei mai contento! Ecco, ti metto giù, e voilà! Oh, aia! Ecco, sei contento adesso? Ai. Secondo me a te manca qualche rotella. No, non la voglio la mortadella, lo sai che non mi piace. Ora dimmi, per quale motivo mi hai svegliato in modo così crudele? Ma dai, non era crudele. Mi hai appeso a testa in giù, Arex. E quindi è un modo carino per svegliare qualcuno. Provaci un'altra volta e ti mangio quelle piccole e inutili zampette anteriori. Perché le tue non sono piccole e inutili? Vabbè, non stiamo parlando di questo. Ah no? E di cosa? Si stava parlando di zampette anteriori? Le mie non sono così diverse dalle tue. Sì, ma le mie, vabbè, lasciamo stare, ok? Sì, che è meglio, perché stai facendo una bella figuraccia. Cambiamo discorso, di cosa parliamo? E che ne sei tu che mi hai svegliato? Che cosa volevi dirmi? Volevo dirti, aspetta che non mi ricordo. Vedi di ricordarti. Un attimo. Ah, giusto, oggi dobbiamo fare una reaction. Una reaction? Sì, una reaction. E di cosa dobbiamo farla la reaction? Del primo trailer di Emmental. Emmental? Sì. Del formaggio. Uno scarafaggio? Dove? No, dico un formaggio, perché l'Emmental è un tipo di formaggio. Ma non siamo a maggio. Un formaggio, Arex, un formaggio. Ah, ok, no, a me non piace il formaggio. No, nel senso, ma dobbiamo fare la reaction a un formaggio. Non ti sto capendo, oggi sei strano, Vastatore. Ah, io sono strano? Sì. Tu dici che dobbiamo fare la reaction al trailer di un formaggio. Ma quale formaggio? Io ho detto che dobbiamo fare la reaction al trailer di Emmental. E l'Emmental è un formaggio? Ma no, Emmental è il nuovo film Pixar. Ah, Elemental! E io che ho detto? Emmental! Ah, accidenti a te, mi fai diventare scemo! Ma la facciamo questa reaction, sì o no? Ovvio che dobbiamo farla! È il nuovo film Pixar! E facciamola, dai! Dai, prendiamo il computer! E tada, ci siamo! Allora, il trailer dura 1 minuto e 47, decisamente poco. Perché il primo trailer! E il trailer si apre con il nuovo logo della Disney. E perché c'è scritto Disney 100? Perché quest'anno la Disney compie 100 anni. 100 anni! Mamma mia! Ma esiste da tantissimo tempo! Sì, Arex, la Disney ci ha regalato sogni e magia per ben 100 anni. Mamma mia! Comunque volevo farvi notare che nel logo si possono intravedere vari dettagli collegabili ad alcuni film. Ad esempio, sullo sfondo a destra possiamo intravedere la rupe dei re. Quella del Re Leone! Esatto! Questa scia luminosa è ovviamente Trilli. Dal film Peter Pan. La montagna di Elsa. Let it go! Let it go! E tanti altri particolari che potrete divertirvi a scovare. Ma ora partiamo col trailer. Qui c'è il logo della Pixar e la luce della lampada va a trasformarsi nella luce di un treno. Chissà dove porta questo treno. Dalle finestre non si vede niente. Perché sono in movimento, Arex, grazie. E adesso invece vediamo un personaggio girato di schiena. Aspetta, manda un attimo indietro. Vabbè, adesso si vede di nuovo. Allora, questo personaggio girato di schiena sembra avere un cappuccio. Il ciuccio? Ma non ha il ciuccio? Un cappuccio! Ah, ok. E sul cappuccio ha un non so che di incandescente. Quindi questo personaggio deve appartenere all'elemento del fuoco. Sì, anche secondo me. E sulla schermata della stazione c'è scritto: prossima fermata Element City, ovvero la città degli elementi. La città degli escrementi. Degli elementi, Arex, smettila. Oh, non avevo sentito. Ora vediamo il personaggio mettersi le cuffie e entrare nel treno. No, vabbè, ma che figata, ragazzi. Ferma. Mamma mia, quante cose in una sola immagine. Allora, a sinistra
sinistra vediamo un gruppetto di persone, di creature, non so come chiamarle, appartenenti all'elemento dell'acqua. E sulla destra vediamo un gruppetto appartenente all'elemento della terra. E al centro abbiamo un tizio albero. Ah, è vero, no vabbè, che figata. Pensavo fosse un albero, o tipo un tizio con un albero dietro. Non pensavo che fosse proprio un tizio albero. Ma guarda quello, ha un prato sulla testa. Questo tizio nuvola invece appartiene all'elemento dell'aria. E assomiglia un sacco a quello del cortometraggio della Pixar. Sì, è vero, sembra proprio lui. Quello delle nuvole dei bambini. Aspetta, aspetta, come si chiama quel cortometraggio? Ah sì, Parzialmente nuvoloso. Lo trovate su Disney Plus. Infatti, infatti, è molto bello. No vabbè, ma quanti personaggi. C'è questo che ha un ciuffo fatto di foglie. È vero, è troppo carino. E questo è dell'elemento della terra, giusto? Giusto, giusto. Qui ne vediamo altri. Che carina quella nuvola rosa. Sì, infatti. Guarda, guarda, nuvole. E questo deve essere il personaggio di prima. Sì, infatti. Cosa? Ma quello sono spuntati due fiori dall'ascella. Qui invece abbiamo un elemento dell'acqua che si sta mettendo il rossetto. Deve essere un tipo di rossetto resistente all'acqua. No vabbè. E qui abbiamo un elemento della terra con i suoi piccoli. No vabbè, ma i piccoli sono nei vasetti. Infatti è troppo carina questa cosa. Qui abbiamo un tizio acqua totalmente immerso nel telefono. E sta per starnutire? Starnutito. E ha anche fatto crescere un prato di capelli sopra la testa del tizio terra. È vero, guarda com'è contento. Qui ne vediamo degli altri. Poi vediamo il personaggio affacciarsi dalla finestra e attraverso il finestrino del treno intravediamo un paesaggio veramente bello. Infatti, guarda com'è particolare. È pieno di insegne strane, mongolfiere e palazzi altissimi che richiamano i vari elementi. Vero, cioè è una figata. Oh, le sono cadute le cuffie. E quello chi è? È un tizio acqua anche lui. E le sta rivolgendo la parola. Secondo me si è già innamorato. Oh mio Dio! Bastatore, che c'è? Ma è bellissima! Lo vedo, ma non c'è bisogno di reagire così. Arex, ma non capisci, è stupenda. Sì, però calmati. Cioè, sembra Carla in versione fuoco. No, adesso non esageriamo, non sembra Carla. Sì che sembra Carla, guardala. Dai, bastatore, smettila, andiamo avanti. Vediamo che dicono. Io sono Wade. Io sono Ender. No vabbè. Quindi deve essere una storia d'amore tra questi due. Nel 2023. Oh no, è troppo lontano. Ma che dici Alex, il 2023 è quasi arrivato. Ah giusto, giusto. Oh mamma mia, non vedo l'ora di vederlo. Anch'io non vedo l'ora di vederla. Eh sì, di vederla. Certo. Ma chi? Ma Ember, è ovvio. Oh no, ecco, bastatore si è fissato con la fuochina. Ma scusa, non hai visto quanto è bella? Cioè, ha degli occhi stupendi. Ember, voglio conoscerti, voglio uscire insieme a te. Lascia perdere quel tizio acqua, qui ci sono io. Ti porto a cena fuori, poi andiamo al cinema e poi ci baciamo. Ma come fate a baciarvi? Ti scotteresti? Non mi scotterei, Arex, perché anch'io so essere focoso. Oh mamma, questa era brutta. Ti amo, Ember. Vabbè, non esagerare adesso, dai. Oh, ma che vuoi? Non puoi innamorarti di lei. Oh cavolo, hai ragione. Il mio cuore appartiene a Carla. Adesso il mio amore è spezzato in due. Non saprei chi scegliere. Carla la carnotaura o Ember la fuochina? Nessuna delle due, bastatore. Ma perché? Perché Carla non ti ama e Ember non esiste. Ma come non esiste? L'hai appena vista. Sì, ma è il personaggio di un cartone animato. E quindi? E quindi non esiste. Dai Arex, non dire queste cose. Ember, sposiamoci. Ma che cavolo dici? Ma sei impazzito? Ember, ti amo. Ma cosa ami? Amo lei. No, che non la ami, nemmeno la conosci. Non è vero, ci siamo appena conosciuti. Ma non esiste. Sì che esiste. Non è reale. Non dire queste cose, Ember, per me sei reale. Oh cavolo. Ti amo, Ember, fammi tuo. Ma basta. Vabbè ragazzi, forse è meglio chiudere qui il video. Ember, sei bellissima. Sì, abbiamo capito, bastatore, basta, stai giù. Voi che ne pensate di questo trailer? Vi è piaciuto? Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate. Non è vero che Ember è bella? Sì, Ember che bella, bastatore, però stai zitto. Noi ci vediamo al prossimo. Ti amo, Ember. Sì, lo hai già detto, basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao, Ember, chiamami. Ah, basta.